Sono Domenico Catanzariti, sono responsabile dell'elettrofisiologia della cardiologia di Rovereto e ho il piacere e l'onore di moderare questo, moderare, insomma, forse è un termine un po' ampio, comunque di moderare questo incontro con l'autore di una pubblicazione sulla storia della cardiologia, sulla storia del cateterismo cardiaco, un autore ben noto. Il mio moderatore è il dottor Del Greco, l'attuale direttore della cardiologia, successore del dottor Vergara alla guida della cardiologia di Rovereto. E lui poi interverrà successivamente. Volevo intanto ringraziare l'Accademia degli Agiati per aver ospitato questa iniziativa nel suo stile di attenzione ai temi culturali, umanistici e scientifici, in questo caso più attuali, o di grande rilevanza storica e culturale. E quindi un grazie sincero al Presidente e al direttivo dell'Accademia. L'iniziativa di oggi è quella della presentazione del libro del dottor Giuseppe Vergara, il suo secondo libro, dedicato in questo caso alla storia del cateterismo cardiaco, e poi ascolteremo da lui il dettaglio con grande attenzione. E io direi che il medico è un lavoro intellettuale, è un lavoro anche artigianale. Ora, artigiano non è un termine improprio, visto che artigiano era chiamato da Platone addirittura il dio. E il lavoro del medico, un lavoro intellettuale, un lavoro artigianale, richiede una componente di riflessione intrinseca molto, molto elevata, perché deve accompagnare la propria attività con una ricerca scientifica continua, mettendo i propri risultati in questione e quindi con un'attività critica continua, quotidiana. E di questo sono particolari testimoni quei medici che si distinguono. Tra gli altri, tutti i medici fanno questo lavoro, quelli che lo fanno con grande qualità sono indubbiamente quelli che questo intreccio tra ricerca scientifica e attività professionale lo fanno ad alto livello e senza soste. Ma qui c'è una seconda riflessione, se riflettere e ripiegarsi, tornare indietro, riflettere, piegarsi indietro e rivedere i contenuti del proprio lavoro, qui c'è una seconda riflessione. È come se dopo le luci del bagliante del sole, della giornata lavorativa, diciamo che con la luce tenue della luna si apre una riflessione sui propri strumenti, su quello che ha caratterizzato il proprio lavoro quotidiano, quegli strumenti che sono tutti i giorni posti là sul proprio tavolo di lavoro e che ovviamente li mette insieme l'equipe, li mette insieme l'equipe lavorativa. Ma poi dietro quegli strumenti c'è una lunga serie di ricerca, di storia, di esperienze, di intelligenze, di coincidenze, di casualità, ma anche di tanta ricerca e di fatica. E allora riflettere, ritornare alla proiezione storica di quegli strumenti di lavoro, riguardarli con questa profondità storica, con questa dimensione storica, e credo che sia un'arte nobile di riflessione che fa davvero onore, in questo caso al dottor Giuseppe Vergara, per essersi esercitato in questa attività e io personalmente lo ringrazio. Adesso chiedo a Maurizio di dire anche lui. Ringrazio Giuseppe Vergara di questa occasione di essere presente alla presentazione del suo libro e di darmi l'occasione poi di entrare in uno dei salotti buoni di Rovereto. Io lavoro a Rovereto ormai da quasi 11 anni, però in realtà solo da poco più di un anno ho deciso di diventare roveretano. Mi sono trasferito e vivo qui e quindi l'Accademia degli Agiati, ne ho sentito tantissimo parlare. Ed sono anche curioso di vedere, di sentire, di conoscervi, perché ovviamente nella città avete una grande popolarità. È anche l'occasione poi di riflettere
su questo libro, che adesso andremo ad ascoltare la presentazione, che così leggendolo un po' rapidamente, come ho potuto fare in questi giorni, mi ha colpito perché riporta un'esperienza che è anche poi quella personale, lavorativa, di come le cose, la ricerca, lo sviluppo, abbiano un andamento disordinato, casuale, risenta di tante coincidenze, di fattori contingenti, politici, di collaborazioni, e non è un percorso lineare come ci immaginiamo, quindi che dal passato al presente ci porta a essere sempre migliori, sempre più evoluti, a fare sempre meglio, ad esempio, il lavoro che facciamo tutti e tre, dei cardiologi, ma in realtà ha una serie di incidenti, di intoppi, che a volte sono casi umani, sono fatti, sono anche magari piccoli fatti, che però incidono poi sulla storia della medicina. Io di questi ne ho trovati tanti e sono veramente curioso di sentirli raccontare, perché poi riportano l'esperienza che abbiamo tutti di come questo incida con tanti fattori nella vita di tutti quanti. Quindi direi che passiamo ad ascoltare la presentazione. Grazie Maurizio. E prima di cedere la parola al dottor Vergara, volevo ricordare che vi sono i libri, le pubblicazioni stampate per i presenti, quindi chiunque volesse portarne una copia a casa, insomma, può farlo. Noi ti ascoltiamo. Buonasera a tutti. Consentitemi innanzitutto di ringraziare l'Accademia, soprattutto la Presidente, la Professoressa Salomoni, per il veramente grande privilegio che mi ha fatto nel pubblicare questo mio libro sulla storia del cateterismo cardiaco. Proprio è stato un atto di cui io sono eternamente riconoscente. Due parole sole: cos'è il cateterismo cardiaco? Questo è il cuore, vuol dire introdurre un catetere dentro il cuore. Si può andare attraverso una vena, come in questo caso una vena del braccio, si arriva nell'atrio destro, oppure attraverso la vena femorale, si arriva sempre nell'atrio destro, poi si passa nel ventricolo destro e da qui si può andare nell'arteria polmonare. Questo è il cateterismo destro, si fa attraverso una vena. Cateterismo sinistro si fa attraverso un'arteria o un'arteria del braccio, la vedete, che arriva nell'aorta, oppure attraverso la vena femorale che risale l'aorta, arriva dal basso sempre in aorta, poi passa la valvola aorta e arriva nel ventricolo sinistro. Questo è il cateterismo sinistro. Perché si fa un cateterismo cardiaco? Due parole per sapere di quello di cui stiamo parlando. Molto, diciamo, in modo elementare, si può fare o con una motivazione di tipo elettrico oppure con una motivazione di tipo idraulico. A scopo elettrico la branca che si occupa di questo è la elettrofisiologia, a scopo idraulico la branca è l'emodinamica. Si può fare per fare una diagnosi oppure per fare una terapia. Per fare la diagnosi e per fare la terapia in campo elettrico e per lo studio e la terapia delle aritmie cardiache, per fare la diagnosi o la terapia in campo emodinamico, c'è la coronarografia, lo studio emodinamico, l'angioplastica e così via, tutte procedure che eventualmente vedremo. Questo è il libro, poi mi limiterò a qualche flash, è diviso in tre parti. C'è una parte introdotta ai laici non medici per spiegare appunto più cos'è il cateterismo, perché si fa e altri termini che ricorrono nel testo. Poi c'è la prima parte che è dedicata ai precursori, che va dal 1733 al 1929, la parte seconda che riguarda il cateterismo, e questa è la parte dei precursori, e riguarda soprattutto il cateterismo cardiaco negli animali, il cateterismo cardiaco nell'uomo, debutta nel 1929,
ne parlerò dopo perché è una storia molto interessante, e poi la parte terza sono le principali, diciamo, procedure che sfruttano, che usano il cateterismo cardiaco, che sono la coronarografia, l'impianto di pacemaker, l'angioplastica, lo studio elettrofisiologico, l'ablazione transcatetere. Io nel breve tempo mi limito a qualche flash qua e là, poi magari ci ritorneremo in discussione. La prima curiosità che voglio, che almeno per me è stata veramente una sorpresa, è come si è arrivati per la prima volta nella storia della medicina a inserire un catetere nel cuore di un essere vivente. Nella seconda metà dell'Ottocento c'era nell'Accademia Francese di Scienze una grossa diatriba. Due grosse diatribe. Una, se il litto della punta fosse in sistole o in diastole, sembra così una questione di poco conto, ma è molto importante, e poi dove si genera il calore umano, dove è che avviene il metabolismo umano. E c'erano fautori di grande autorevolezza sia di una versione dell'altra, sicché per risolvere la questione, la prima questione, si sono occupati questi due grandi fisiologi, Auguste Chauveau e Étienne-Jules Maret, che sono, diciamo, lui era un veterinario, poi alla fine ha avuto la laurea in medicina e l'insegnamento alla facoltà di medicina, per dimostrare come stavano le cose, hanno fatto il cateterismo nel cuore del cavallo, lo vedete il cavallo tranquillo, mettendo gli opportuni elettrodi. Io solo, non vi spaventate per il tracciato, ma a me ha colpito molto e cerco di trasmettere qual è la importanza. Questa è la prima registrazione delle pressioni intracardiache in un essere vivente. Questo è l'atrio, o l'orecchietta in inglese, in francese, il ventricolo, e questo è il coupe du cœur, litto della punta. Vedete che il litto della punta, che è questo, è completamente sincrono con la sistole. E quindi era già risolto che l'itto fosse dovuto alla sistole. Però il professor Bo, che era il principale assertore dell'altra ipotesi, non si capacitava come potesse essere che il cuore, nel momento che era più piccolo, quindi alla fine della sistole, potesse andare a sbattere sulla parete del torace e non invece in diastole, quando il cuore è al massimo del riempimento. Quando i due hanno portato all'Accademia nel 1861 questo registrato, il dottor Bo ha notato che questa, che corrisponde alla contrazione dell'atrio, l'atrio che manda il sangue nel ventricolo, non c'è nessun richiamo di questo sangue che arriva al ventricolo, perché vedete che è isoelettrica. E allora ha detto, no, dove va questo sangue? Quindi gliel'ha confutata. Un anno dopo i due hanno tarato l'apparecchio e vedete che ora in coincidenza con la sistole dell'atrio c'è questa deflessione sulla curva del ventricolo, e quindi chiaramente questa è la curva del litto della punta, questa è la curva del ventricolo, che coincidono perfettamente. Il dottor Bo, che era uno di spirito molto critico, dice, ma cos'è lo strumento che avete usato? Non è che per caso è uno strumento musicale su cui un suonatore molto esperto può suonare tutte le arie che vuole? Cioè non ha accettato questa spiegazione, però l'Accademia alla fine ha risolto che il litto della punta avveniva, come chiaramente dimostrato qui, in sistole. Quello che ci resta di questa sperimentazione sono le parole di Jules Maret: si può essere rassicurati sulle innocuità di questo metodo, l'avete visto il cavallo, che era in piedi, che è scarsamente il cavallo, per esaminare il cavallo, che è scarsamente disturbato, cammina e mangia come di abitudine. Solo in qualche occasione la frequenza del battito aumenta, specialmente nel momento di introduzione del catetere nelle cavità cardiache. Quindi la metodica cominciava a perdere qualcosa di sacralità, almeno nell'animale. Un aneddoto che mi ha colpito. Maret era francese, uno dei precursori addirittura del futurismo e addirittura il precursore anche della cinematografia poi sviluppata dai fratelli Lumière, era un fisiologo che era
che ha passato la sua vita nel registrare le attività elettriche, le attività meccaniche del cuore, ma anche di altri organi, muscoli e così via. Per qualche anno si era trasferito a Napoli, dicono, almeno l'aneddoto che ho trovato, per seguire una signora che, da parigina, che per fare la convalescenza preferiva il clima di Napoli, e ogni tanto andava sul colle di Pusillo. Lui aveva inventato il fucile fotografico, cioè un fucile che quando sparava faceva in successione, in pochissimi secondi, una serie di fotografie. Allora i napoletani che lo vedevano puntare un uccello, sparare, e però lui tutto contento, felice, però l'uccello continuava a volare, lo hanno chiamato lo scemo di Pusillipo, un grande scienziato. Sull'altra diatriba, dove nasce il calore umano, quindi dove si svolge il metabolismo, si è occupato il più grande, forse, fisiologo francese, e all'epoca la Francia comandava in campo, diciamo, scientifico, Claude Bernard, che, siccome la tesi era portata avanti dal secolo prima da Lavoisier, che era un'autorità, che riteneva che tutto si svolgesse nei polmoni, perché aveva constatato che i polmoni assumono ossigeno e mandano anidride carbonica, quindi pensava che tutto si svolgesse là. Non si sono mai messi d'accordo, allora Claude Bernard fu incaricato, sempre dall'Accademia di Scienze Francese, di dirimere la questione, e data l'autorevolezza di Lavoisier, non c'era nessun altro modo, perché altre osservazioni c'erano, per esempio animali che non hanno i polmoni, il metabolismo bene o male lo ce l'hanno. Allora è andato con due sonde, una nel cuore destro ed una nel cuore sinistro, ha prelevato il sangue nel cane questa volta, e ha constatato che il sangue del cuore destro, quello che arriva dal corpo, era più caldo, aveva una temperatura maggiore del sangue che arriva al cuore sinistro, che arriva dai polmoni, quindi chiaramente vuol dire che il metabolismo si svolge in tutto l'organismo. Interessante queste lezioni che lui ha raccolto in questa pubblicazione. Per la prima volta compare nella storia il nome di cateterismo del cuore. Mi soffermo sulla parte seconda, perché è una parte, quella che riguarda il primo cateterismo cardiaco nell'uomo. Siamo a luglio del 1929, il medico che ha fatto questa performance, il dottor Werner Forsman, aveva all'epoca 25 anni, quindi appena laureato, e l'aveva fatto in questo piccolo ospedale, l'ospedale di Eberswalde, che è una cittadina a una cinquantina chilometri da Berlino, quindi diciamo class rispetto a Santa Chiara, quindi una grande anomalia. Qual è l'importanza? Lui ha chiesto al suo primario di poter fare, non trovava naturalmente la persona, diciamo, il suo primario, ma sei matto qua in un ospedale piccolo fare una cosa del genere? Lui l'ha fatto su se stesso. Si è infilato un catetere di quelli vescicale nella vena del braccio, l'ha fatto entrare dentro, per fortuna il catetere misurava solo 65 centimetri, perché se fosse stato più lungo magari faceva danni, e quando lui l'ha inserito tutto e quindi ha calcolato che poteva essere arrivata al cuore, perché come tutte le strade portano a Roma, tutte le vene portano al cuore, è andato al secondo piano dell'ospedale e ha fatto questa storica fotografia. Questa è la fotografia del cuore di Forsman, questo è il catetere, vedete che va dal braccio, e qua è dentro il cuore. Lui descrive così nella pubblicazione che ha fatto: nel nostro ospedale c'è una considerevole distanza tra la sala operatoria ed il reparto di radiologia, per andare dall'uno all'altro ho dovuto salire scale a piedi e poi tornare con la sonda dentro il mio cuore, ma non ho provato nessun disturbo. Siamo luglio 1929. Nell'estate, inizio autunno del 29, il dottor Forsman va a presentare questa sua performance al clinico medico di Berlino, che era il dottor Wilhelm Iss, è un'autorità della cardiologia. Oggi
il punto nodale del sistema di conduzione del cuore si chiama fascio di Is, questo per dire che non era l'ultimo arrivato. Però il dottor Is non ha capito, diciamo, l'importanza, gli ha detto, ma è una cosa da chirurghi, non gli ha dato soddisfazione. È andato poi a presentarla al dottor Ferdinand Sauerbruch, che era il clinico chirurgo, il direttore della chirurgia del più importante ospedale di Berlino, la Charité. Sauerbruch aveva capito che la cosa era, diciamo, di un certo interesse e gli ha offerto un posto di assistente nell'ospedale della Charité, assistente volontario. Siamo nell'estate. Quando poi a novembre esce la pubblicazione del lavoro di Forsman, imbestialito, Sauerbruch lo caccia via dicendo che questo lavoro è degno di un circo, non di una rispettabile università tedesca. Ora mi sono chiesto perché Sauerbruch, che evidentemente aveva capito la potenzialità della metodica, probabilmente c'entrano due cose. Una, che il suo collega dell'altra clinica chirurgica aveva inscenato una polemica sulla primazia del cateterismo, lui diceva, ma non è vero, di averlo fatto nel 2012, però non è vero, non mi dilungo su questo, che insomma ne parleremo dopo, ma soprattutto perché la stampa laica, i giornali si erano impossessati di questa performance e l'avevano descritta in modo un pochino troppo colorito. Quindi lui torna all'ospedale di Eberswald e fa un altro lavoro. Però vedete, questa è un lavoro, lui ha tentato di fare l'angiografia, di iniettare un mezzo di contrasto nel ventricolo destro, per, sempre su se stesso, per fotografare poi il circolo polmonare. Vedete che lui è sempre all'ospedale di Eberswald, però nell'intestazione del lavoro c'è anche una struttura di Berlino, quindi evidentemente qualcuno a Berlino, soprattutto il dottor Felix, che però era il primario chirurgo di un ospedale minore di Berlino, gli aveva dato, diciamo, una mano per continuare. Naturalmente lui voleva entrare nel grande gioco della cardiologia tedesca e allora andò dal professor Klemperer, che era il direttore dell'anatomia chirurgica, dell'anatomia patologica, ma anche direttore della clinica medica, che si occupava di colecistografia, urografia, con un mezzo di contrasto. Klemperer aveva capito la potenzialità di questo, cioè poter vedere il cuore e i polmoni con un mezzo di contrasto, e quindi lo accolse con entusiasmo nel colloquio che hanno avuto. Però nel discorso che faceva, Klemperer ha parlato del toratrast. Forsman ha avuto la poca avvedutezza di contraddire l'autorevolezza di Klemperer e gli ha detto, ma guardi che ci sono segnalazioni che il toratrast è cancerogeno, cosa che poi si è dimostrata vera. Klemperer si è imbestialito, l'ha cacciato via, e allora finisce il suo sogno cardiologico, anche perché la sua grande performance era diventata un boomerang. Nell'accademia universitaria tedesca si diceva, se ha fatto tutto questo su se stesso, cosa sarà capace di fare ai poveri malati indifesi? Così lui abbandona il sogno cardiologico e accetta un posto in un piccolo all'ospedale di Magonza in urologia. Quindi, da pioniere della cardiologia, si mette a fare l'urologo. Per 10 anni torna a Berlino, lo volevo accennare qua, torna a Berlino in due ospedali importanti, dove arriva anche al posto di vice primario, ed era giovanissimo, perché siamo, diciamo, nel 37, aveva 34 anni, si arruola parte per la guerra, si arruola nella Wehrmacht, subisce, come la stragrande maggioranza dei medici ed anche delle persone che avevano avuto un certo ruolo, non un certo ruolo di connivenza con il Partito Nazionalsocialista, ma proprio ruoli di, diciamo, di un certo prestigio, come avvocati, giudici e così via, subisce un processo di denazificazione che consisteva, per 3 anni non poteva esercitare la sua professione e doveva dare una parte dello stipendio che lui aveva, si è messo a fare anche il boscaiolo, doveva darlo agli alleati.
Finalmente accetta, trova un medico, finita la denazificazione, fa il medico generico in questo piccolo paese della Foresta Nera. Nel 50 ottiene un posto nel piccolo dipartimento di urologia di Bad Kreuznach. Quindi continua a fare l'urologo. Ma intanto nel mondo il cateterismo cardiaco comincia a fare proseliti. Qua siamo nel 1941, André Courant, che poi sarà il premio Nobel per il cateterismo cardiaco, vedete, inizia un suo lavoro, il suo lavoro storico, questo è il lavoro che apre le porte del cateterismo. Forsman per prima ha usato la cateterizzazione del cuore destro su se stesso dopo esposizione di una vena del braccio da un chirurgo, non è vero, aveva fatto tutto lui. E vedete, cita i due lavori di Forsman. Sempre lo stesso Courant, nel 1942, sonda con un catetere, va atrio destro, ventricolo destro, va nella vena polmonare, misura le pressioni. E questa è la prima misurazione delle pressioni nell'arteria polmonare, un evento storico. Questo per dire che il cateterismo già cominciava a prendere piedi. Mi soffermo su questa radiografia perché è molto, a mio avviso, toccante. È stata fatta all'ospedale di Colonia tra il 1947 e il 1948. Questi tre medici, Willem Bolt, Helmut Valentin ed Helmut Verrat, nella Germania, nella colonia rasa al suolo dopo la guerra, avevano cominciato a voler rimettere su la cardiologia tedesca, che aveva assunto grande importanza, e non avevano trovato di meglio che fare questo cateterismo su se stessi, anche loro. Questa è la radiografia di Willem Bolt, che vedete un catetere, va nel ventricolo destro, va nel ramo destro della polmonare, inietta e si vede il circolo polmonare. Quindi anche questo è un autoesperimento di questo medico tedesco. Nel 49 abbiamo la conquista della parte sinistra del cuore, cioè andare con un catetere dentro il ventricolo sinistro. Lo vede Zimmermann nel 49. Questo è un catetere che va nella parte destra del cuore e poi nell'arteria polmonare. Questo è un catetere che va nell'aorta, poi va nel ventricolo sinistro. E veniamo al 1956, una tappa storica. Viene assegnato l'Accademia svedese, designa. L'Accademia svedese designa per il premio Nobel questi due cardiologi americani. Uno abbiamo già conosciuto, André Courant, e l'altro Dickinson Rickards. Questi due grandi della medicina chiedono alla Commissione Nobel di assegnare il premio, di voler condividere il premio anche con Forsman. E qui li vedete nella cerimonia, Forsman, che è il nostro eroe che abbiamo visto, che ora era un urologo di campagna, e questi sono gli altri due. Naturalmente la stampa laica tedesca dà una grande risonanza all'evento, perché era la prima volta che un tedesco riceveva il premio Nobel per la medicina dopo la fine della guerra, quindi un senso era stato ammantato questo da una velatura, diciamo, da un senso di riscatto della società tedesca. C'erano stati altri tedeschi nel frattempo negli anni 50 che avevano avuto il premio Nobel, tipo Krebs, quelli del ciclo, però erano emigrati in America già negli anni 30. Quindi una grande, diciamo, risonanza anche per questo risveglio del patriottismo tedesco. E qui ho raccolto alcune interviste che gli hanno fatto, e lui dice: mi sento come un parroco di campagna che all'improvviso viene nominato vescovo. A un giornalista che gli chiedeva: ma ora di questi soldi cosa se ne fa? Stai certo che ne farò ben uso per i miei sei figli. Aveva sei figli, tutti sono diventati grandi, diciamo, nel loro campo, alcuni anche in medicina. Potrò inoltre concedermi sigari da 12 centesimi invece di quelle da 9 centesimi. E poi una nota di rimpianto rilasciata al New York Times: nessuno in Germania mi ha riservato attenzione. Gli americani sono stati gli unici a riconoscere il mio lavoro. Il tempo non era ancora maturo per questa scoperta, e una grande soddisfazione per me apprendere che le mie ricerche erano giuste.
Però a questo punto nasce un altro problema. Il premio Nobel della medicina che è un urologo di campagna. E questo ha creato un grosso disagio nell'accademia tedesca, per cui l'Università di Magonza, dove cui era stato, gli aveva dato il titolo di professore onorario, finalmente il 1 gennaio 1958, cioè dopo un anno e mezzo, è stato nominato capo del Dipartimento Chirurgico dell'Ospedale Evangelico di Düsseldorf. Però non fu luna di miele, perché all'ospedale di Düsseldorf il management lo aveva subito, ora non so attraverso quale vie, proprio perché non si poteva tollerare che un premio Nobel fosse in un piccolo ospedale, però non fu luna di miele perché Forsman forse si era un po' indispettito perché non era stato presentato agli altri medici, agli infermieri, allora ha cominciato a dire ma qua manca la sala per tenere le salme ed altre cose, per cui alla fine dei 6 mesi di prova è stato licenziato. Naturalmente sempre lo Spiegel parla di questo. C'è stata una lunga diatriba di cui si sono interessati anche i tribunali civili, che gli hanno dato anche un po' di ragione, però la diatriba poi si è sopita e a 65 anni, come per legge in Italia, nel 69, lui ha potuto fare la carriera di medico all'ospedale di Düsseldorf, di medico chirurgo, però come chirurgo generale, non come capo del dipartimento. Ecco, l'epilogo è che dopo il pensionamento ritornò nel suo villaggio di Wombach e ha cominciato a fare quella che io chiamo la professione premio Nobel. Quindi ha preso posizioni sull'eutanasia, ha preso posizioni anche, stranamente, anche sul trapianto cardiaco. Allora erano i primi trapianti cardiachi Barnard, e lui, stranamente, un grande innovatore della cardiologia, si è scagliato contro il trapianto cardiaco. E qua c'è una bella frase della figlia, che era una psicologa, che era diventata psicologa americana, che dice probabilmente non aveva del tutto, diciamo, digerito tutto quello che gli era successo in gioventù e l'aveva... Ho piantato un meleto ed altre persone che hanno raccolto i frutti stavano sul confine ridendo di me. Questo era il suo epilogo. Morì nel 79 per un infarto miocardico. Non pare ci fosse rapporto con i suoi autoesperimenti, perché ne aveva fatti degli altri su se stesso. E ora è sepolto nel cimitero di Wies insieme alla moglie. Io, se ho altri 5 minuti prima di dare, perché mezz'oretta ancora non è finita, volevo parlarvi un pochino della coronarografia, della storia della coronarografia. Questa è una coronarografia di un coniglio fatta con una dose massiva di mezzo di contrasto, vedete, si vede tutta l'aorta, si vedono le carotidi, l'arteria subclavia e si vedono anche, che nascono dal bulbo dell'aorta, le due coronarie, la sinistra e la destra. Per ottenere una coronarografia nell'uomo c'erano 2 grossi macigni da rimuovere. Uno era l'anatomia e la fisiologia, l'altra era un pregiudizio. Sgombriamo il campo dal pregiudizio. Il pregiudizio era che non era possibile, era rischioso, iniettare il sangue dentro una coronaria. Ne ritornerò dopo. L'anatomia e la fisiologia la spiego in un attimo, perché mi interessa molto, non vi preoccupate di questo. Questo è il bulbo dell'aorta e queste sono le 2 coronarie che nascono dal bulbo dell'aorta. Durante la sistole, qua c'è il ventricolo, il sangue passa velocemente dalla valvola aortica, le coronarie sono come socchiuse dai lembi della valvola aortica, il sangue va in avanti e le coronarie non si possono riempire. Le coronarie si riempiono in diastole. Quando le valvole atrioventricolari sono chiuse, le semilunari che chiudono le valvole si abbassano e allora, come in una botte che ha alla base 2 fori, il sangue imbocca i 2 fori. Quindi le coronarie si riempiono in fisiologia in diastole, quando il cuore si rilascia. Qual era il problema? Che iniettare il mezzo di contrasto nell'aorta, come si faceva,
la sistole se lo spazzava via e quindi non si riusciva a fare. Per ovviare questo ve lo dico per dire a quanto si arriva, uno dei grandi della coronarografia, Dotter, era un radiologo, si è ingegnato come fare per vedere bene le coronarie, qua siamo nel coniglio. E allora lui ha deciso di fermare il cuore con una iniezione di acetilcolina e poi di tappare l'aorta in modo che il sangue non potesse andare avanti con un palloncino, in modo che il sangue era costretto ad andare nell'aorta. Lui questa tecnica l'ha usata anche in 6 persone, a proposito di in 6 persone, e dice che uno solo di questi è morto. Il pregiudizio era appunto che era pericoloso, vietato, iniettare dentro la coronaria. Questo pregiudizio cade, vedremo dopo come, ad opera di questo che è il primo, diciamo, l'inventore della coronarografia moderna, Mason Sones, al Cleveland Clinic. E questa è la prima coronarografia storica. Il 30 ottobre del 58, nel laboratorio della Cleveland, diretta da Mason Sones, fu fatta questa storica coronarografia. Voi lo vedete, questo è il catetere, e questo vedete che il catetere imbocca proprio la coronaria e colora, questa è la coronaria destra. Quindi questa è una coronarografia selettiva della coronaria. Qua il catetere è andato dentro. C'è stata una diatriba. Come mai? È stato intenzionale? È stato casuale? È stato semi-intenzionale? Sones non ha mai pubblicato questo caso. Non l'ha mai pubblicato. I primi lavori di Sones sulla coronarografia sono del 1962. Sones dice che fu un caso. Dopo aver fatto la ventricolografia, il suo collaboratore ha tirato il catetere che accidentalmente è andato nell'ostio della coronaria. Tanto che lui descrive, in un'intervista fatta negli anni Ottanta, descrive che lui è corso col bisturi pronto ad aprire il cuore per massaggiarlo se succedeva qualcosa, però dice che il paziente lo guardava meravigliato, come mai, quindi è tutto finito. I retroscenisti, tra cui alcuni presenti nel laboratorio, dice che fu semi-intenzionale. Dice che in quel laboratorio di Sones stavano provando la coronarografia semi-selettiva, cioè andare col catetere il più possibile vicino all'ostio delle coronarie, ma non dentro, e iniettare il mezzo di contrasto. E qui per caso è andato dentro. Comunque la storia inizia da qui. Quello che poi però ha portato alla diffusione della coronarografia è questo, anche lui un radiologo, Melvin Judkins, che mentre Sones andava da un'arteria del braccio, con questi cateteri preformati, Judkins andava dalla vena femorale e dall'aorta. I due erano rivali, perché uno propendeva per l'approccio chirurgico dall'arteria dell'omero, l'altro dalla vena femorale. Erano amici, erano nemici, però hanno collaborato molto. Judkins faceva la puntura percutanea dell'arteria femorale, cioè senza tagliare, con un ago particolare, la tecnica si chiama di Seldinger, introduceva una guida metallica, rimuoveva l'ago e sulla guida metallica faceva scorrere un introduttore e poi il catetere. Sones invece era per l'esposizione chirurgica. C'è stata una lunga lotta scientifica tra i due. Sones aveva a favore che l'arteria di accesso era piccola e comprimibile, l'arteria omerale, quindi cons era l'esposizione chirurgica, che per noi cardiologi non era proprio l'ideale, dover esporre, tagliare e cucire un'arteria. Judkins aveva come a favore che l'arteria di accesso era grande, la vena femorale era grande, però non ideale per la compressione, al contrario. Il cons era che l'arteria di accesso era grande, ma non ideale per la compressione, a favore era che era percutanea. Alla fine i cardiologi, cioè nel dipanarsi delle vicende, si è trovato un compromesso e in massa adottarono all'inizio la tecnica di Judkins, che è più congeniale a noi cardiologi perché non,
non abbiamo bisogno del chirurgo. Il compromesso oggi degli ultimi 15 anni, grazie al miglioramento dei materiali, la tecnica oggi più diffusa prevede un accesso percutaneo, come Judkins, senza tagliare, quindi, da un'arteria del braccio, come Sones. Ecco, io ora mi fermerei, magari se dare un po' di spazio, oppure se no io posso andare avanti, ma meglio che mi fermo. Come volete voi. Grazie molte, Giuseppe. E se ci sono già domande da subito, sarebbero benvenute. Sono stati molti stimoli. Ovviamente il dottor Vergara ha scelto alcuni capitoli tra i tantissimi possibili e che sono ben documentati sul suo libro della storia del cateterismo. Quelli di Forsman sicuramente sono i capitoli fondamentali, più originari. Intanto, Maurizio, ti invito a meditare una domanda. Ecco, poi avrei una domanda da chiederti. Tu hai trascurato la parte in cui invece puoi sicuramente considerarti un protagonista attivo e tra i primi, sicuramente in campo nostro italiano e con un risvolto internazionale che è stato quello della promozione del defibrillatore impiantabile in Italia. Forse il primo ad aver impiantato un defibrillatore, insomma, per via pettorale, comunque poi ci dirai. E ti volevo chiedere questo, quindi parto io con la prima domanda. Che cosa pensi di questo apparecchio? Ovviamente il defibrillatore impiantabile è ben noto anche alla stampa, anche all'opinione pubblica, per la sua capacità di riconoscere l'arresto cardiaco una volta inserito all'interno del corpo dell'organismo e di poterlo trattare. Ovviamente viene impiantato in soggetti che hanno una predisposizione o che hanno già avuto un evento di questa natura. È uno strumento formidabile che avrà degli sviluppi tecnologici ulteriori, lo vedremo modificarsi ancora ulteriormente nel tempo e nel futuro immediato. Ma quello che adesso si sta vivendo, e quindi poi ti chiedo un intervento su questo, è quello di trovarne più adeguatamente il posto nell'utilizzo medico. Cioè dire, è come se avessimo costruito un gioiello, adesso bisogna capirlo a chi davvero doverlo dare, perché ovviamente non possiamo pensare di darlo all'intera popolazione, ma dobbiamo riconoscere di più i fattori di rischio, i marker che ci possono far capire chi potrebbe giovarsene. Allora ti chiedo già subito un intervento su questo. Allora, prima di venire a questo, hai accennato al problema della storia. Allora, il defibrillatore, l'ha detto il dottor Catanzariti, inizialmente lo metteva il cardiochirurgo, apriva il torace, metteva delle placche e chiudeva. Noi cardiologi eravamo per forza chiusi. Alla fine degli anni Ottanta è uscito questo lavoro di Saxena che per la prima volta mostrava la possibilità di defibrillare il cuore mettendo un catetere dentro il cuore con un elettrodo in questa zona che corrisponde alla vena cava e all'atrio destro e un altro dentro il ventricolo destro con un patch, diciamo, sotto la pelle dell'ascellare e poi l'apparecchio veniva. Quindi una metodica che poteva essere fatta dal cardiologo, perché è simile a quella del pacemaker, tranne che dover mettere sotto la pelle questa placca. Siamo alla fine degli anni 1988, devo dire che a quell'epoca, faccio un po' di storia, devo fare un po' di pubblicità alla cardiologia trentina, a quell'epoca la cardiologia del Santa Chiara, ma la cardiologia trentina anche oggi, era leader in Italia per la cura delle aritmie. Il direttore era il professor Furlanello e oggettivamente quando è venuto fuori questo lavoro ha cominciato il professor Furlanello a pensare che potevamo cominciare a farlo pure noi. È stata lungimirante sicuramente il professor Furlanello, sicuramente anche la dirigenza, non c'era ancora l'azienda, siamo nell'89,
c'erano le unità sanitarie locali, non so, e hanno deciso di mandarmi, sono andato io a Newark da Saxena, che poi siamo diventati amici, per vedere come faceva, e poi quando sono ritornato abbiamo iniziato a farlo. Questo è il primo defibrillatore, primi in Italia siamo stati i primi, e il defibrillatore, questa è la fotografia dal giornale allora era l'Alto Adige, vedete questo è il catetere, si vedono male i cateteri, si vedono male, e questo è il patch. Da allora è nata, diciamo, il cateterismo cardiaco, è riuscito, diciamo, a farci fare questo passo avanti a noi cardiologi. Venendo ora alla domanda, sicuramente la tecnologia di oggi, anche le dimensioni dell'apparecchio, non ci sono dubbi. Nelle persone che hanno avuto un arresto cardiaco, sono state resuscitate e in cui dopo un'adeguata valutazione completa si esclude che si sia trattato di fattori contingenti, quindi un'ischemia acuta, una disionia o altro, beh, questi vanno protetti col defibrillatore. Il problema più importante, perché riguarda molta, una quantità di persone di molto maggiore, è quella della cosiddetta prevenzione primaria, cioè quali sono i malati, le persone che non hanno avuto ancora l'arresto cardiaco, però che hanno buone, una discreta probabilità di successo, di che questo possa succedere in futuro. Ci sono molti studi. Qui bisogna scegliere se decidiamo che è meglio un colpevole fuori o un innocente dentro. Cioè, se noi ci sono ormai le grandi, diciamo, linee, sono persone che hanno una miocardiopatia e il cuore che pompa molto debolmente. Ci sono dei cut-off su cui ora non mi dilungo. Ovviamente mettendoli a tutti questi si salvano, però a molti lo mettiamo senza. Perché è l'unica terapia, quella del defibrillatore, in cui si vede se è servito. Perché se noi diamo una medicina, una pastiglia, tutto quello che succede dopo è successo perché la persona ha preso quella medicina. Non sappiamo cosa sarebbe successo se quella persona non avesse preso la medicina. Il defibrillatore invece, se noi lo mettiamo e poi non entra mai in funzione, abbiamo la prova tangibile, proprio chiarissima, che non è servito. Non so se sono reso l'idea. Quindi dobbiamo decidere qual è la politica. Io penso che nelle persone, soprattutto giovani, diciamo, sotto i 70 anni, con un ventricolo sinistro molto, diciamo, compromesso, vale la pena impiantarlo. Anche perché oggi il defibrillatore non è più solo, questo lo dico per loro, naturalmente voi siete maestri in questo, non è solo un presidio antiaritmico. Con opportuni accorgimenti può diventare anche un presidio per seguire bene il follow-up delle persone e anche un presidio che può aiutare il cuore, mettendo in cateteri in determinati posti, può aiutare il cuore a comprimersi meglio. Quindi in questa categoria di persone io sarei più per un innocente dentro che un colpevole fuori. Allora, io mi complimento e torno però un po' alla storia della medicina, perché mi ha colpito, lo ritengo un libro di storia della medicina. Dopo alla fine vorrei fare un commento, magari con un'ottica al futuro, no? Dove stiamo andando, perché in realtà sono passati ormai quasi 100 anni, no? Dal primo catetere inserito. Uno dei fattori che, leggendo, si capisce da una serie di aneddoti, è che naturalmente è importante nel posto dove, in questo caso, il medico opera. Ho letto di tanti italiani che hanno fatto lavori egregi, tu li riporti con precisione da storico quasi, che però alla fine non hanno i loro nomi, non hanno avuto il dovuto riconoscimento, principalmente perché nascevano, operavano, magari più che nascere, operavano nella realtà italiana che inserimento storico a quei tempi contava probabilmente molto poco. Ecco, qualcosa sugli italiani che potevano essere più famosi. Allora, nella costruzione dei precursori, io mi sono rifatto all'elenco
che durante la lezione per il premio Nobel Forsman ha fatto, dove lui parla di Barredi, e tra questi c'è anche un italiano, che è il professor Arrigo Montanari, che ha fatto degli studi sul cateterismo cardiaco quando era giovane medico all'Università di Firenze, l'ha fatto nel cane, nell'animale ovviamente, e lui andava e è riuscito ad andare dentro il cuore, anche una volta, secondo lui, per errore, è arrivato anche nel circolo polmonare. Il professor Montanari è stato un grande medico, ha lasciato poi la carriera accademica ed è diventato primario ospedaliero, per questo a me è molto primario ospedaliero a Lecce, all'ospedale di Lecce. E poi si è occupato di altre cose. Questo lavoro sul cateterismo cardiaco è importante, non è citato, non so dove l'ha visto Forsman, però a me ha fatto molto piacere, perché su una rivista, mi pare il Policlinico si chiama. Devo dire che l'intento con cui lui si è messo a mettere cateteri per arrivare fino al cuore era un intento non proprio, tra virgolette, cardiologico. Lui pensava di poter col catetere poi iniettare un farmaco il più vicino possibile dentro il cuore, il più vicino possibile alla zona malata, oppure attraverso, diciamo, le deformazioni che un'eventuale massa faceva nel torace o nell'addome, poteva individuarla. Montanari, ho visto qualche aneddoto, perché c'era anche, mi fa piacere ricordarlo, l'aveva conosciuto il dottor Ploteger, il nostro caro amico dottor Ploteger, quando gliene ho parlato, perché lui ha studiato a Bologna, e anche se era primario a Lecce, Montanari poi si è ritirato, aveva casa a Bologna, ma si è ritirato a Fred, e Ploteger l'aveva conosciuto, l'ha descritto come una persona squisita. E a me ha colpito un fatto, che lui si è battuto. Voi ora siete giovani, io però negli anni 50 c'era il campionato europeo, il pugile dei pesi massimi era Cavicchi, che era un bolognese. Lui assistendo a un incontro di pugilato di Cavicchi, ha notato che avevano la cintura, i pugili, troppo bassa. E lui era atterrito dal fatto che potessero ricevere pugni nella zona epatica, e quindi si è battuto con tutta la sua autorevolezza, anche se era ormai in pensione, perché fosse alzata la cintura dei pantaloncini dei pugili in modo da poter salvaguardare il fedico. La storia dice che lui è morto da solo nella sua casa di Faenza e l'hanno trovato dopo qualche giorno i suoi familiari nell'atteggiamento di chi con la mano sinistra si tocca il polso destro. Probabilmente aveva avuto qualche sentore. Quindi il dottor Arrigo Montanari fa parte, per venire alla domanda, della nobiltà dei precursori, proprio perché a lui si richiama anche Forsman nella lezione del premio Nobel. In attesa di qualche domanda ancora, e ti volevo chiedere, in questa storia dell'intelligenza che riguarda il cateterismo cardiaco, ci ha colpito quello che tu hai presentato, l'eroismo del coraggio intenzionale di chi vuole arrivare ad uno scopo scientifico, vuole conseguirlo a tutti i costi, ma c'è anche un ruolo di quello che in inglese ormai si chiama serendipity, insomma, c'è un ruolo per la casualità, per la scoperta non voluta. Ecco, qualche aneddoto su questo colpirebbe ulteriormente, secondo me, l'intelligenza di tutti. Sì, sicuramente una di queste è stata quella della coronarografia, dove è andato per caso. L'importanza è che quando succede qualcosa, diciamo, del genere, la mente di queste persone capiscono la fortuna che hanno avuto. Quindi ci sono tanti, diciamo, fattori, diciamo, che possono generare. Uno è questo, ce ne sono molti altri,
e nella storia, diciamo, in generale della medicina. Ora non mi vengono, diciamo, in mente, magari se mi vengono ti... Allora, fattore primo, dove nasce? Dove nasce, dove opera, no? Il medico può avere successo, anche Forsman, in fondo, se non veniva recuperato dagli americani, se ne sarebbe andato. Ma perché? Perché lui vive poi il nazismo, quindi una delle grandi tragedie europee che condiziona la cultura scientifica. Si dice che buona parte della cultura scientifica sia stata annullata perché dopo la Seconda Guerra Mondiale la lingua non è più stato il tedesco delle scienze, ma è stato l'inglese. Gli inglesi non conoscevano il tedesco, per cui molti esperimenti sono stati rifatti da zero. Quindi, sempre per questo andamento altalenante della scienza, dello sviluppo. E quindi, ecco, l'impatto poi di eventi tragici come quello del nazismo. Allora, questa è una domanda che ho approfondito nel libro, ci ho dedicato diverse paragrafi, dei rapporti di Forsman col nazismo. Forsman si è iscritto al Partito Nazionale Socialista nel 1932, quando Hitler non era ancora cancelliere, perché è diventato nel 23, però già il suo partito aveva avuto grandi successi. Molti dei medici che si sono iscritti, e più della metà dei medici erano iscritti al partito nazista, si sono iscritti dopo l'avvento al potere di dopo del 1933. Quindi sicuramente Forsman, questo dobbiamo concederci, è iscritto prima che prendesse il potere. Ho sorvolato, ma ora c'entro bene. Lui, dopo che è andato a Magonza, ha cercato in tutti i modi di tornare a Berlino, quindi parliamo dal 1932 allo scoppio della guerra. Ed è stato a Berlino in due ospedali molto importanti, sempre il reparto di urologia. Questi due ospedali, uno era il Virchow, l'altro non ricordo come si chiama, avevano come direttore grossi esponenti dell'SS. Lui però non c'è nessuna traccia, lui essendo urologo, in questi due ospedali praticava, diciamo, l'eugenetica di certe categorie, lui sicuramente non c'è nessuna prova che si sia macchiato di questo. C'è un suo scritto che dice che per lui era, non tanto per motivazioni morali, ma proprio perché era un atto chirurgico così banale che non valeva la pena per un urologo mettersi a fare queste cose. Sulle motivazioni per cui si è iscritto al partito nazista, c'è una lettera che lui scrive alla moglie e dove traspare quello che era l'idea di tutti i giovani tedeschi allora. Lui è stato un cardiologo prima del tempo, ma è stato un tedesco del suo tempo, cioè una fiducia immensa in Hitler all'inizio, ovviamente, che potesse liberare l'amata Germania, dice, l'amata nostra patria, dal degrado in cui l'hanno fatta cadere i rossi, penso si riferisce ai comunisti, i neri, penso si riferisce ai cattolici, perché lui era un protestante di un particolare orientamento dei protestanti, e gli ebrei. Quindi una motivazione, diciamo, nobile, tra virgolette. Sicuramente c'entra molto il suo desiderio di avere qualche appoggio per ritornare a Berlino, e questo secondo me c'è stato, perché lui ancora prima dei 35 anni era vice primario di un importante del reparto di urologia di un importante ospedale berlinese, quindi sicuramente c'è stato. Il suocero, probabilmente per queste cattive frequentazioni, gli ha consigliato di arruolarsi nella Wehrmacht. La Wehrmacht, l'esercito tedesco, sempre, diciamo, si è coperto di diverse efferatezze, però non a un livello fortunatamente inferiore rispetto a quello dell'SS. E quindi il suo rapporto, però non c'è nessuna prova che lui si sia macchiato, anche se uno di questi, che era il medico di Goebbels, facendo la visita a uno dei tanti ospedali, sapendo degli studi che lui aveva fatto sul cateterismo, gli aveva offerto
gli aveva messo, gli si era disponibile a mettere a posto delle, diciamo, delle cavie, diciamo, per fare questi esperimenti sul cateterismo cardiaco, però lui non ha voluto. Sicuramente poi c'entra molto, diciamo, quello che dicevi, diciamo, la cultura tedesca cancellata, diciamo, per tutti i motivi. Per quanto riguarda proprio il cateterismo, come abbiamo visto, gli americani di lui si sono ricordati. Ci sono anche, lui era stato anche, diciamo, invitato in America ancora prima del premio Nobel, quindi qualcosa si muoveva, diciamo, in America. Questa anche a testimonianza che sicuramente non si era macchiato di crimini, diciamo, di cui si erano macchiati alcuni medici, se no gli americani non l'avrebbero sicuramente gratificato. Sì. Quindi lui ha deciso di restare, non ha più voluto fare il cardiologo, perché dice, ormai sono 20 anni, la cardiologia è andata avanti, preferisco fare il fossile illustre. E infatti quei tre di Colonia l'avevano scelto come loro padre, diciamo, padre. Quindi l'ideologia può travolgere anche i medici, insomma, la storia, la grande storia. Ritornando alla domanda che ti ho fatto prima, siccome tu ne fai menzione, noi sappiamo, ormai anche notizia di stampa, che l'ablazione, questa tecnica che è nata con il cateterismo, che è nata negli anni 90 per il trattamento delle aritmie, per bruciare la sorgente di ormai quasi tutte le aritmie, appunto è nata negli anni 90, ti volevo chiedere che ruolo ha avuto il caso nella nascita di questa tecnica a cui oggi dedichiamo gran parte del nostro lavoro quotidiano, ma che è nata davvero per puro caso. Sì, questo appunto era un altro esempio che mi sfuggiva della serendipity. La prima ablazione transcatetera, ablazione vuol dire togliere il substrato dove si svolge un'aritmia. Toglierla col catetere, o riscaldando la punta, o raffreddandola, o con altre energie. La prima ablazione della storia è stato un errore, una complicazione, non un errore, di uno studio elettrofisiologico che è successo a Parigi, nella scuola parigina, era una scuola aritmologica molto importante, nel 1979. Loro stavano facendo uno studio elettrofisiologico, ancora nessuno parlava di ablazione, e avevano messo i cateteri in diversi punti del cuore. A un certo punto, lo studio consisteva proprio in questo, hanno innescato una tachicardia molto veloce, il paziente stava per morire, e allora loro hanno dato una scossa elettrica per far rivivere il paziente. Il paziente, l'aritmia è passata, però loro hanno visto sull'elettrocardiogramma che avevano provocato un blocco atrioventricolare. Quindi il cuore era molto lento perché? Perché avevano, tra virgolette, ablato, avevano fuso, avevano distrutto il nodo atrioventricolare. Questo loro non ci hanno fatto molto caso, però negli anni '80 poi, i francesi erano una scuola molto raffinata, negli anni '80 di questa tecnica, cioè di distruggere il nodo atrioventricolare con una scossa elettrica, si sono impadroniti gli americani, soprattutto John Gallagher, e in Italia un nostro grande amico, nonché mio conterraneo, il professor Critelli, e hanno portato avanti questa storia di ablare, diciamo, nelle persone in cui le fibrillazioni erano troppo veloci, eccetera, di interrompere, di creare un'aritmia con la scossa elettrica per curarne un'altra. Non ha avuto poi molto successo. Ora praticamente l'ablazione è una cosa molto più raffinata, si va col catetere nel punto dove nasce l'aritmia e si distrugge selettivamente, ripeto, riscaldando la punta o col freddo oppure ora con altre fonti di energia. Quindi un caso di la casualità è stata questa. Ho visto che sulla stampa hai citato...
Ah, ecco qua, c'è una domanda. Giorgio. Certo, grazie. Prego. Il dottor Rossi. Sì, va. Intanto grazie perché ci hai dato una lezione storica di medicina eccezionale, veramente, perché si apprezza proprio la tua passione nel tuo lavoro, ma anche nella ricerca storica delle origini, eccetera. Io vorrei allargare un po' il discorso in questo senso. Secondo te, perché non è un caso isolato questo che di una persona capisce, ha un'intuizione e poi da questa nascerà in un modo o direttamente o indirettamente un progresso nella scienza? E secondo te, ma perché una persona ha questi intuiti? Cioè è sempre una cosa, una curiosità. Tu che li hai studiati, e cosa hanno scritto, cosa hanno detto, cosa pensavano, eccetera, secondo te? E l'altra cosa invece, che è anche uno, diciamo, un po' dei vizi umani, è questo clima a volte di opposizione alle innovazioni, o no? Che credo che ci sia anche molto più recentemente. La scoperta che l'ulcera gastrica è dovuta a un batterio ha suscitato ilarità in tutto il mondo scientifico e poi adesso è la cura di tutti i giorni. Grazie. Allora, le motivazioni sono tante. Alcune volte c'entra anche interessi economici di lobby, però non me ne tingo. A me ha colpito la motivazione per cui noi oggi abbiamo il defibrillatore impiantabile. L'inventore del defibrillatore impiantabile è Michael Mirowski, un medico di origine ebraica, emigrato in America, poi dall'America, dopo che si era perfezionato in America, è tornato in Israele a Tel Aviv, e lì, mentre era medico di guardia, giovane medico di guardia, gli arrivò in arresto cardiaco il suo primario, cui lui era molto affezionato. Non c'è stato nulla da fare, il suo primario è morto. Lui da allora ha coltivato questa idea ossessiva di trovare un rimedio per poter trattare l'arresto cardiaco con il defibrillatore, quindi col defibrillatore impiantabile. È stato molto, ma molto combattuto, e qui vengo un pochino anche alla seconda domanda, perché lui è riuscito poi a farlo dopo una lunga, diciamo, serie di difficoltà. È riuscito a farlo in America la prima volta nel 1980, però ancora dovendo aprire il torace. Quello che mi ha colpito a proposito della tua seconda domanda è che quello che per noi cardiologi è la massima autorità nel campo delle aritmie cardiache o nel campo soprattutto della fibrillazione ventricolare, Bernard Laun, ha fatto un editoriale su Circulation nel 1980, dove stroncava l'idea del defibrillatore impiantabile. E lui addirittura è molto irridente, nel senso che dice: ma che motivo c'è di costruire un gadget che poi è una bomba che dobbiamo inserire nel petto di un uomo? Quindi, per dire che anche menti eccelse, cioè Laun è poi quello che aveva negli anni 60 inventato il defibrillatore, quello esterno, che noi ora conosciamo. E perché probabilmente ognuno vede, ma qua non credo che si tratti di interesse, penso che fosse, diciamo, sinceramente convinto che non era, anche perché l'apparecchio di Mirowski era un apparecchio molto rudimentale, diciamo, quindi era... A chi gli chiedeva, ma perché, chiedeva a Laun, perché è stato
fatto, inventato questo gadget, Laun ha risposto, come lui dice, come Hillary, quello che ha scalato l'Everest. Chi gli chiedeva, ma perché sei andato a scalare? E lui ha aspettato, perché era là. E lui ha detto, l'ho inventato, diranno che l'hanno inventato perché era possibile inventarlo. Questo fatto della che molte scoperte sono molto in anticipo col tempo è un fatto che in medicina c'è spesso. Il premio Nobel della medicina del 1960, Medawar, diceva la mente umana in campo medico respinge una nuova idea con un meccanismo, diceva lui, simile a quello con cui l'organismo rigetta un'infezione, cioè con producendo degli anticorpi. Proprio una cosa quasi innata, però da questa dialettica alla fine poi si va avanti. Allora, soprattutto poi nella seconda parte del tuo libro, diciamo negli ultimi decenni, è diventato cruciale nello sviluppo della medicina, della cardiologia che tu tratti, quella legata poi al cateterismo cardiaco, la collaborazione tra competenze diverse. Quindi quando il cardiologo si è messo a collaborare con il radiologo, il cardiologo collabora con l'ingegnere, tipo poi il caso, ecco. Questo è un altro fattore che condiziona, e direi anche molto più attuale, l'incrocio di competenze. Chi ha tante competenze, chi dispone di realtà con tante competenze, riesce a fare i salti maggiori, perché anche il medico capisce delle cose, delle potenzialità. Ecco, non so se tu hai visto qualche esempio, c'è nel tuo libro. Sì, direi che la grande tecnologia non è mai figlia di un'unica persona. C'è una persona che poi alla fine, come l'attaccante, il centrattacco che segna il gol, però dietro c'è tutto un altro lavoro di altre persone. Riguardo a questo, ci sono delle, come dire, degli eventi che fanno veramente toccare con mano questa collaborazione. Porto come esempio l'impianto del primo pacemaker nella storia, che è stato fatto a Stoccolma, ed è una eccezionale, io non l'ho mai vista così, collaborazione tra tre persone. Il cardiochirurgo, allora il pacemaker si metteva con il cardiochirurgo, che era Senning, un ingegnere, che era Elmquist, che poi è diventato capo dell'Elema Schönander, quelle che poi hanno fatto i vecchi mingograf della nostra gioventù, almeno della mia gioventù, e il paziente. Il paziente era un ingegnere. Un ingegnere che si è occupato lui di far avere tutte le licenze dal governo svedese per l'impianto, perché, anche questa è una cosa che ci tengo a dire, il primo impianto di pacemaker è avvenuto in Europa, Svezia, Stoccolma. C'è da chiedersi come mai non in America, perché negli anni 60. Ecco, è una storia che allora la racconto perché è aneddotica. Questo ingegnere, Elmquist, Larson, dal 1930 andava incontro a crisi sincopali da blocco atrioventricolare, noi li chiamiamo crisi di Adam Stokes, cioè uno che cade a terra, si contrae, poi dopo, o perché qualcuno lo messaggia o da solo, risuscita. È andato avanti per una trentina di anni, alla fine 57-58 queste crisi si erano riacutizzati. La moglie, che era anche lei, mi pare, un ingegnere, aveva saputo che a Stoccolma, lui era svedese, c'era Senning, il grande cardiochirurgo che poi è andato a Zurigo, che stava lavorando con l'ingegner Elmquist sul pacemaker impiantabile. Allora è andato a pregarle di fare qualcosa. Loro si sono rifiutati perché non l'avevano mai provato.
Tant'è vero che il primo che hanno messo solo, è durato solo 6 ore, poi si è scaricato. Vabbè. Allora io mi sono chiesto, ma come mai non in America? E allora sono andato un pochino a vedere, in effetti in America erano molto più avanti. Torno indietro, in Svezia è stato fatto il primo sull'uomo senza mai una sperimentazione sull'animale. Gli americani invece già nel 1958 sull'animale l'avevano già impiantato. Mancavano ancora delle licenze dell'FDA, però di fronte alle insistenze, torno in Svezia, della moglie, che si è presa tutte le responsabilità, Selling ha detto, vabbè, mettiamo. Il primo è durato 6 ore, però loro, l'ingegnere Elmquist aveva già fatto un altro, gli hanno impiantato un altro, è durato 3 giorni. Poi per fortuna la situazione si è stabilizzata, perché si è scaricato, però l'hanno lasciato senza, e poi ha ripreso con questi impianti. Per farla breve, l'ingegnere, il primo impianto di pacemaker, è vissuto più degli altri due, è morto alla fine, verso il 1900, per un tumore, e nella sua vita ha sperimentato 15 tipi di pacemaker e 7-8 impianti di catetere. Quello che mi ha incuriosito, e qui torno alla collaborazione ingegneri medici, lui da ingegnere, quindi partiamo dal 1958 ed arriviamo a lui è morto verso il 2000-1999, c'è stata tutta l'evoluzione dei pacemaker, rate responsive e altre. Lui non ha mai voluto, ha sempre voluto un solo catetere, mai il bicamerale, anche quando gli dicevano, ma ha sempre privilegiato l'impianto più semplice con un solo catetere. Questa è una bella storia. Loro poi hanno girato il mondo, sono venuti, io li ho conosciuti. Li ho visti al congresso del Clinical Pacing di Roma, tutte e tre venivano e davano dei messaggi, e mi ricordo uno dei loro messaggi è stato, guardate, voi cardiologi ora quando mettete un pacemaker lo fate fischiettando perché ormai è una cosa banale, però sappiate che per il paziente, parlava l'ingegnere Larson, per il paziente è la cosa più importante della sua vita. Ricorda poi un po' la storia del primo impianto, del primo trapianto di cuore che viene fatto in Sudafrica. Stesso discorso, perché in Sudafrica, non certo nella migliore università del mondo, perché in Sudafrica l'autorizzazione serviva fino a un certo punto, perché negli Stati Uniti è stata molto più complessa, perché togliere un cuore battente da un paziente deceduto dal punto di vista morto cerebrale e trasferirlo in un altro era una cosa che non era permessa e che ha rallentato, anche in Italia ha rallentato, avverrà tanti anni dopo a riguardo. Quindi ecco, questa collaborazione di cui la mia domanda prima e adesso è diventata una routine, noi lavoriamo nel campo, Roberto si è caratterizzato seguendo una tradizione iniziata con il dottor Disertori, con te dopo, con me proseguita, dello studio delle aritmie. E in questo chiaramente la tecnologia la fa da padrone, e quindi noi lavoriamo ormai quotidianamente con un ingegnere in sala che ci supporta nelle nostre procedure. Quindi questo per così spiegare un po' l'evoluzione. Non so, se mi permettete un commento, no? Perché venendo qui mi chiedevo uno sguardo al passato, uno sguardo al futuro. Il cateterismo, come tutte le cose, il cateterismo ha evitato di tagliare il corpo umano per poter accedere al cuore, per curarlo per problemi di varia natura, problemi di valvole, problemi di aritmie, di quantissime cose. E quindi ha concesso di ridurre. Poi il cateterismo è stato affinato con tecniche sempre che lo riducono. E mi chiedevo allora, ma cosa ci sarà di futuro, no? Di futuro. E allora volevo un po' raccontarvi quello che sta succedendo, di come proprio in questo ambito le cose poi guarderemo. Quindi il cateterismo è forse già una cosa che
sta finendo, probabilmente c'è qualcosa di meglio. Ad esempio c'è un progetto che, poi, tutto lo, che parte proprio da un'idea nostra di Rovereto, della cardiologia di Rovereto, che è quella di trattare il cuore per delle ablazioni, per delle aritmie ventricolari maligne, utilizzando i protoni. I protoni, cioè irradiando il paziente. Quindi invece che fare un'ablazione con cateteri, abbiamo messo a punto uno studio che si chiama TOVEL, che è finanziato dalla nostra provincia autonoma, in collaborazione, è uno studio multicentrico con l'Università di Trento, ma con quella di Innsbruck, di Verona, di Padova e di tanti altri centri, e sperimenteremo un trattamento di pazienti con forme maligne, quindi senza mettere cateteri, ma dall'esterno, trattando come se la zona malata fosse, si trattasse di un tumore, quindi con una irradiazione dall'esterno. Ecco, quindi, questa è una delle possibili, io sono convinto che il mondo non si ferma, quindi anche il cateterismo che ci ha permesso spesso di non aprire il torace dei pazienti, ancora oggi, quotidianamente, ogni giorno, ci permette di fare questo, però già si cominciano a vedere i semi di quello che sarà un futuro, e tra l'altro abbiamo l'orgoglio che la tradizione trentina nello studio delle aritmie procede con un processo, con uno studio sperimentale multicentrico internazionale, che peraltro è primo al mondo, cioè al momento non c'è nessuno, ci sta lavorando la Mayo Clinic, ma al momento esiste un solo caso al mondo pubblicato, anche questi un po' casi fatti per caso, quindi è una cosa che segna una direzione dove cercheremo di andare. Ecco, volendo dare una traiettoria, no? Perché Rovereto oggettivamente porta avanti, diciamo, l'innovazione sulla scia della scuola trentina dell'aritmia. No, però questa, oddio, c'è da vedere, non so ora come dato che il cuore si muove, se riescono a fare il bersaglio, comunque l'importante è. Beh, niente, io devo ringraziarvi per l'attenzione, ringrazio ancora l'Accademia sia per la pubblicazione del libro che per questa, l'organizzazione di questo evento. E se non ci sono altre domande, direi, se i miei moderatori sono d'accordo, possiamo. Bene, grazie ancora.